Una comunità grandissima si stringe intorno al dolore della famiglia dell'Aglio. Nocera Inferiore saluta per un'ultima volta Alberto Maria. La funzione si è tenuta all'interno della chiesa di Santa Maria degli Angeli, alla presenza di rappresentanti istituzionali, amici e tanti colleghi del dottorino. Il soprannome, scelto da Nonna Rosetta, racconta solo un lato dell'uomo che è stato Alberto Maria dell'Aglio. Laureando in medicina di 28 anni, deceduto lo scorso sabato a seguito di un incidente all'uscita autostradale di Castel San Giorgio. Una persona buona, di fede e soprattutto pronta sempre ad aiutare il prossimo. Questo è il bellissimo ritratto dipinto nell'omelia da Don Pietro Milite, che ha commosso centinaia di persone. Su tutto spicca il ricordo, ma anche il dolore di una vita spezzata da un evento così fatale. Al termine del funerale, tanti palloncini verso il cielo ad accompagnare il passaggio della salma. Un messaggio di speranza alla vita eterna a cui aggrapparsi davanti a simili episodi.